Dalla promozione sportiva alla valorizzazione del territorio, con questi obiettivi nasce Pesaro Challenge, l'iniziativa che si svolgerà dal 30 agosto all'1 settembre nei pressi della Palla di Pomodoro, Viale Trieste e Baia Flaminia. L'evento, esteso anche al comune di Vallefoglia, unisce operatori, allenatori e giovani atleti di rilievo per promuovere lo sport come valore e stile di vita. È un lavoro in rete perché mette in rete tante società, tante realtà sportive, discipline diverse, ma non solo, anche gli sponsor e gli espositori che credono nello sport come stile di vita e al benessere che genera ovviamente lo sport, e quindi ci supportano per fare questa iniziativa. Sport e non solo, con l'iniziativa che permetterà di scoprire anche le tipicità marchigiane. Nei 3 giorni spazio a spettacoli, laboratori e convegni. Saranno promossi progetti per l'integrazione con pari opportunità sul tema della disabilità, sulla sostenibilità e rispetto per l'ambiente. 3 serate di spettacoli, c'è un'area dedicata allo street food e inoltre poi ci sono convegni, conferenze che vanno a sottolineare e a specificare meglio l'importanza della cultura dello sport, quindi con tutti i suoi risvolti. Inoltre abbiamo anche dei momenti di sensibilizzazione verso il nostro ambiente, il rispetto per l'ambiente che dovremmo avere tutti. Novità di questa edizione è la Challenge Card, che verrà consegnata gratuitamente a coloro che parteciperanno alla manifestazione. Servirà per girare nelle varie postazioni, raccogliere ovviamente le prove fatte e alla fine sarà premiata con un gadget, un piccolo ricordo dell'evento per ricordarsi che mettersi in gioco molte volte premia. Poi sarà spendibile anche in attività commerciali che stanno contattando per aderire a questa nuova iniziativa.